Il teatro La Fenice è la quintessenza della vita di palcoscenico veneziana, con i suoi ingressi sull'acqua, la sontuosità, le decorazioni, ma soprattutto con quanto vi è avvenuto e con quanti vi si sono esibiti nel corso della storia, rappresenta la migliore idea di cultura e di mondanità che dal passato di Venezia finisce per riflettersi direttamente e magnificamente fino al suo presente. Ma a Venezia teatro significa anche carnevale e agli inizi dell'Ottocento, quasi come naturale trasformazione dei duelli teatrali così attesi tra Carlo Goldoni e Carlo Gozzi che animarono i lunghissimi festeggiamenti veneziani, la celebrazione finì per entrare pienamente alla Fenice con la Cavalchina, uno degli avvenimenti più attesi del carnevale di Venezia. Un gran ballo in maschera che vede la platea del teatro trasformarsi in pista da ballo, con musiche rigorosamente suonate dal vivo e spettacoli allestiti sul palcoscenico. Certo, in principio ci fu la commedia dell'arte e poco più tardi la ricca vita teatrale veneziana si trasferì nei cortili e nei saloni di palazzi e dei conventi. Il primo teatro veneziano fu costruito in legno nel 1565 da Andrea Palladio. Pochi anni più tardi fu eretto a San Cassiano il primo teatro in pietra. Entro breve i teatri veneziani divennero molti e presero il nome dalla parrocchia sulla quale sorgevano. All'inizio i teatri non ebbero vita facile. Tra la fine del Cinquecento e i primi anni del Seicento, il Consiglio dei Dieci arrivò infatti a chiuderli con esplicito riferimento alla loro licenziosità. Ma Venezia è pur sempre Venezia. Ben presto i teatri riaprirono, ma rimasero dei luoghi assolutamente dissoluti. A un certo punto le autorità proibirono la chiusura delle porte dei palchetti, per quanto vi avveniva. Le donne sposate vi si recavano mascherate per legge, mentre per legge le ragazze da marito erano obbligate a recarvisi a volto scoperto. Ma i teatri veneziani furono anche luoghi di sperimentazione e di rivoluzione copernicana rispetto all'idea stessa di spettacolo. Fu infatti nel teatro di San Cassiano che, durante il carnevale del 1637, ebbe luogo per la prima volta al mondo una rappresentazione musicale alla quale fu ammesso un pubblico pagante, l'Andromeda di Francesco Manelli. Una rivoluzione che cambiò per sempre il concetto stesso di composizione. Da quel momento in poi, infatti, chi scriveva musica non dovette più misurarsi coi gusti di un mecenate, ma con quelli del pubblico. La modernità della musica è nata a Venezia, 400 anni fa.